Padre Pio, nato a Pergine, abitavo Falesina nel periodo del lavoro, l'estate, e in inverno veniva a Zivignago a abitare. Ecco, andando a messa lì a Falesina, a Cesare Falesina, sta questo Fonso, padre, che mi ha detto: guarda che se ti bisogno di lavorare, cerca gente dentro alle miniere. Perché mi era l'intenzione di andare da qualche parte, insomma, perché con la campagna non si poteva vivere, no, insomma. Ecco, allora, sì, io anche, ho chi vicini, anche arrivo, se vai, se vieni, così mi lavoro anche alla campagna quando ritorno. Ecco, sono andato a testa puttanelli, insomma, dopo che si cominciava a fare le disquerte del quarzo, perché il quarzo era quelle dei ricci e che bisogna tirargli via tutti e dopo si ammassa, si faceva coppia con un altro e si aveva i fori, si sbarava e si recuperava sto quarzo, insomma, finché era lì per sola. Dopo si cominciava anche le gallerie, dopo, no? A farsi. E allora con le gallerie dopo è venuto anche il bon, perché mi ha cominciato del 52, no? Scominciava a maggio del 52. E poi verso l'autunno arrivava anche i compressori e allora poi si cominciava a lavorare con la rivoltella. Lì era un lavoraccio perché non era il sostegno né niente, no? Se a forare finché c'era l'avanzamento si spendeva sempre con i ginocchi e che insomma, no? E dopo quando si forava a fare i cammini che veniva su per gli sfiatti, perché si faceva dentro questa galleria, chi voleva anche gli sfiatti, bisognava andare su a fare questi cammini e si metteva dentro i ferri, si veniva su finché si arrivava sul terreno, insomma. Ecco, lì era bestiale perché era acqua che veniva sopra la testa sì, per fortuna che era lì l'acqua, perché all'inizio non era neanche l'acqua, non si lavorava secco con la polvere. Un attimo che si aveva 20 schede di bus, la lanterna non se la vedeva più, non era tutto una nuvola. Dopo mi volevo che mi passasse insomma minatore, perché minatore si ciappava di più. Allora il perito mi ha detto: guarda che ti devi licenziarti se ti vuoi passare in un'altra categoria. Allora mi sono licenziato, sono stato a casa una ventina di giorni, ecco, e dopo sono ritornato a lavorare, e con tramezzo sono sempre andato a lavorare da altre parti, sono a Quinta Sara, sono sui prastrada di Vignola, Andrea e Muri, insomma, di qua e di là. Ecco, e dopo quando mi avevo proprio la voglia che mi passasse minatore specializzato, perché dopo aveva qui la descampata, perché lì sapevo che con la polvere così da adeguato non si può resistere, no? Praticamente si ha la vita corta. Infatti dei miei amici sono molto pochi adesso, proprio sono quasi. Ecco, si porava e si ricavava sto quarzo. Anche dal 54 a fare la teleferica, sempre per portare il materiale a Canisa, si portava a San Marco e lì si lavorava la festa a Calidopra, perché la festa si arrivava a caricare sto San Marco, sti sassi, per portare a Venezia, che poi faceva il vetro con sti sassi, no? Che era tutto cristallo quasi. Ecco. Noi per andare a lavorare partivamo da Zivignago l'inverno e se ne ho sciocca con 40 centimetri di neve, perché allora aveva inverni, non come adesso, no? L'inverno la temperatura di più che una volta è arrivata a 21-22 gradi, e il giasso che si passava via delle valli era di più che un metro alto la giasso, e magari con 30-40 centimetri di neve se ne va su, ne tirava su slittì, perché così dopo la sera fin più presto di tornare a casa. Mm.
Le miniere, finché si veniva dentro la miniera, che si poteva storsi, veniva dentro questo filone di quarzo, la gente si veniva sempre dentro dritti. Poi quando quel filone si slargava, allora con niente anche a slargarne anche a noi, e si aveva di quelle busi che stava dentro anche l'accesa di perde, praticamente. E mi ricordo che era detto che ho fatto vigilia di Natale, dentro lì. Dice, e io se chi mi casca il sasso, dico, non viene su che mi salva, insomma, che vita è sta qui, dico, dove come che ero, a fare sta vita, cioè, insomma, sentiva che bisognava cambiare. Ecco. Mi volevo poi andare all'estero, volevo andare via del Belgio, Marsimel. Sai che era sto lavoro di miniere di carbone, dico, forse quelle lì, dico, che si può più vivere, no? E ho detto a mia mamma mi ha saltato su, no, no, la distacchina di Ivara che mi starà intorno, no, che si cambierà anche i lavori, qua e là, dici, ecco, allora, per fargli un piacere a mia mamma, se non sono nano, e lei sta anche un buono, perché se vivo, succedeva quel che è successo, insomma. Forse, che sai ancora, forse, che sai restare lì quel periodo lì, perché ero via senz'altro quel periodo lì.